Bene amici di Medico Snake, benvenuti in questo video nuovo. Come sempre, prima di andare avanti voglio ricordarvi di cliccare sulla campanella in basso a questo video in modo da attivare tutte le notifiche relative ai video che saranno caricati sul canale YouTube di Medico Snake. Detto questo, andiamo avanti. Un po' di tempo fa mi è capitato di entrare in un negozio di cinesi per una nuova apertura e nella vetrina ho notato subito queste cuffie. Un produttore dal nome strano chiamato Moyue modello le 211, sono delle cuffie auricolari in-ear con tecnologia Bluetooth e devo dire che mi hanno soddisfatto quasi del tutto, e dico quasi perché in queste cuffie auricolari ho trovato un solo piccolo difetto, vabbè, ma tralasciamolo perché questi sono dettagli. Ma detto questo, andiamo a vederle insieme nella video recensione. Iniziando subito a parlare di queste cuffie regolari Bluetooth in-ear Moyue LE211, all'interno della confezione oltre ad esse troviamo un cavetto USB, micro USB che ne consente la ricarica, dei gommini per adattarli ai vari condotti auditivi e un comodo fermacavo laddove possiamo attaccarlo a qualsiasi tipo di indumento. Parlando delle Moyue LE211 Bluetooth, di base troviamo installati dei gommini di colore rosso e bianco che danno un bel effetto alla vista dell'occhio. A seguire il cavo piatto, che è il cosiddetto cavo antingabugliamento, e proprio all'estremità dell'auricolare destro troviamo il pad di controllo, là dove vengono ospitati tutti i pulsanti e gli ingressi. Parlando del pad di controllo, vado a ospitare i pulsanti che consentono di bilanciare il volume oppure andare avanti e indietro durante la riproduzione dei brani musicali. Il pulsante che consente l'accensione, spegnimento, configurazione oppure di ricevere o riattaccare una chiamata. A seguire troviamo il connettore USB micro USB che ne consente la ricarica e proprio posto accanto al connettore troviamo il microfono. Le Moyue LE211 Bluetooth una volta indossate non creano nessun tipo di fastidio ai nostri condotti uditivi, anche se indossate a lungo termine. Anche effettuando dei movimenti accentuati proprio come sto facendo io in questo video riescono a mantenere la loro stabilità. Parlando dell'audio di queste cuffie Moyue LE211, prima di tutto tengo a precisare che non sono un esperto in materia, ma l'audio offerto dalle Moyue LE211 risulta essere ben pulito, chiaro e bilanciato, sia in riproduzione musicale e sia per le chiamate. Per quanto riguarda il microfono, con sé porta alla riduzione del rumore attiva e con l'interlocutore che era dall'altra parte della chiamata non ha avuto nessun tipo di problema e riusciva a sentirmi in modo abbastanza chiaro e pulito. Se ben vi ricordate, all'inizio del video vi avevo detto che avevo trovato un solo piccolo difetto. Questo piccolo difetto riguarda la riproduzione multimediale sui video. Infatti, se stiamo guardando un video da YouTube o un video salvato sul nostro dispositivo, l'audio tende a tardare di qualche millisecondo rispetto al video. Ma come già vi ho detto, questi sono piccoli dettagli. Parlando della batteria delle Moyue LE211 Bluetooth, al suo interno ne abbiamo una da 85 mAh che si ricarica in poco meno di un'ora e mezza. Per quanto riguarda l'utilizzo, io personalmente sono riuscito ad arrivare a sera con un utilizzo molto molto stressato, stando sempre connessi al mio dispositivo Bluetooth, vale a dire il mio smartphone, ascoltando musica quasi di continuo e stando al telefono. Come vi ho detto, sono riuscito a coprire la mia giornata che sono arrivata a sera totalmente scariche, ma per una persona che ne fa un utilizzo medio riesce a coprire anche 2 giorni di autonomia. Per avere qualche altra piccola informazione su queste cuffie regolari Bluetooth in-ear Moyue LE211 sono online sulle pagine di medicosnake.attervista.org. Il link per andare all'articolo ve lo lascio qua in alto a destra nelle informazioni e nella descrizione del video, insieme a tutti gli altri link per seguire Medico Snake sui vari social, insieme ai pulsantini per iscrivervi al canale e per lasciare un mi piace. Voglio ricordarvi che facendo l'iscrizione al canale, lasciando un vostro commento, lasciando un like e facendo la ricondivisione del video, aiutate il canale Medico Snake a crescere. Per Medico Snake, Raffaele Mauriello.